Il ginecologo del passato, Filippone, molto importante. Del lontano passato. Lavoravo all'ospedale di Nola, eh? All'inizio. Poi A Maddaloni. a Maddaloni. Quindi, e oggi questo bastone a cosa serve? A farci compagnia e sostegno. Ah, compagnia e... Dopo disastrosa caduta. Ah, quindi, ma non... Ora siamo interi. Si ricorda che suo padre fu anche segretario comunale? Certo. Ed ecco che passiamo, vedi? O no? Segretario comunale, Sì. Ed ecco. E allora Ed ecco il successore. passiamo al Passiamo al segretario segretario comunale. comunale. Dai. E che dell'unica? Che cosa ti posso dire? Che ho svolto una bella carriera, sono passato anche per il mio paese, nonostante il nemo profeta in patria, per pochi mesi. Il lavoro è stato sempre interessante, l'ho svolto con grande passione e con grandi sacrifici. Sono arrivato anche all'apice. Per 15 anni, infatti, ho concluso la mia carriera come segretario generale della provincia di Caserta. Ah, a Caserta, sei stato. Di Nola che pensi il Io futuro? sono stato a Nola con la prima sindacatura di Tonino Ambrosio e poi con i commissari. Non di Era un pubblica periodo, sicurezza, era un commissario non periodo, di pubblica era sicurezza. un periodo naturalmente particolare, soprattutto quello del primo commissariamento. Ma chi era? Un esperto di arbitri nolani, tuo padre Mio o... padre, mio padre, mio padre, mio padre. Mio padre è stato, allora si chiamava guardalino in Serie A per 10 anni fino agli anni 60. Poi ho continuato senza la stessa riuscita ad essere arbitro, sono diventato anche io arbitro benemerito, dirigente arbitrale e in questo momento continuo ad essere iscritto all'associazione avendo superato anche i 50 anni di attività in questo mio hobby. Nola ha avuto sempre Grandi arbitri. arbitri. Una sezione piccola, ma sempre molto molto importante a livello nazionale. A livello nazionale ci Certo, sono ha avuto stati arbitri di Serie A, gli ultimi Carmine Russo di Rocca Rainola e successivamente Giampiero Miele di Rocca Rainola, che adesso invece è stato nominato come barista al VAR. Alvar, bravo.